Buonasera e benvenuti al corso Social Media e Social Network. Chiedo alla regia se l'audio va bene perché so che ci sono stati alcuni problemi con l'audio in precedenza. Ok. Allora, come anticipato da Valentina, l'indice prevede appunto una parte 1, introduzione ai social network, la parte 2, un focus sui principali social e la parte 3 dedicata ad alcuni social network legati soprattutto alla parte multimediale e successivamente andremo ad analizzare gli approcci alla strategia. La parte 4 sarà dedicata invece a vari casi di successo e epic fail, quindi andremo ad analizzare come gli altri utilizzano appunto il social network e di conseguenza successivamente chiuderemo con domande e risposte. Nella prima parte faremo appunto un'introduzione che credo sia importante per capire meglio l'entità proprio del social network, di come è nato. È nato principalmente ancora prima che esistesse la rete, che esistesse internet, e nasce da una teoria del 1929 legata a 6 gradi di separazione. Questa teoria stava ad indicare, che riportava appunto anche il link a Wikipedia per eventuali approfondimenti, stava ad indicare che con qualunque persona in giro per il mondo, con un'altra persona ci fosse soltanto 5 intermediari. Questo ha fatto sì che, tramite appunto esperimenti legati soprattutto alla cultura americana, dove erano stati fatti questi esperimenti legati alle poste americane, perché venivano mandati appunto dei pacchi nelle famiglie, si accorsero che c'erano soltanto 5 gradi di separazione tra il primo e il destinatario appunto del pacco. Tutto questo ha portato poi nel 1997 a pensare appunto al sistema di community su internet e nasce appunto tramite Ellison nel 1997 sixdegrees.com, che possiamo considerare il primo social network, anche se in realtà ancora non si chiamava social network. L'idea era quella proprio di cercare di creare relazioni tra più persone. Di conseguenza appunto 6 degrees che riporta appunto ai 6 gradi di separazione. Nel 2003 in realtà viene coniato grazie a Spencer la parola social network. È un social network che tuttora è aperto, solamente adesso ha cambiato business, adesso se andate su spencer.com trovate soltanto un contenitore di giochi, quindi ha cambiato proprio nel 2003 comunque nascono anche alcuni dei social network che siamo abituati a conoscere, che ci portiamo appunto nel quotidiano e che siamo abituati a trovare nella rete. Nel 2003 nasce MySpace.com, nasce LinkedIn, che poi andremo ad approfondire successivamente. Nel 2004 Zuckerberg fonda Facebook.com, nel 2005 escono i primi social network legati a contenuti multimediali video come YouTube e nel 2006 passiamo invece alla piattaforma di microblogging, quindi con l'avvento dei smartphone anche social network si sono evoluti e quindi attiva Twitter come piattaforma di microblogging. Nel 2009 nasce come sistema di geolocalizzazione
collaborazione per Network Foursquare. Successivamente nel 2011 uno dei tanti progetti di Google, questo finalmente arrivato a compimento nel 2011, Google Plus, col passare del tempo si rafforza sempre più l'idea di condividere contenuti multimediali. Quindi nel 2012 nasce Pinterest, adesso soltanto Pinterest, ma in realtà ce ne sarebbero molti altri, magari successivamente andremo ad approfondire questo argomento. Tutti questi creano diciamo un ecosistema legato al cosiddetto 2.0. Quindi cos'è il 2.0? Fino a quel momento Internet non consentiva dei dialoghi tra utenti, ma c'era comunque una comunicazione univoca nei confronti appunto di chi distribuiva la rete. Il 2.0 sta ad indicare appunto questo tipo di evoluzione, quindi non più la comunicazione univoca, ma due persone che si parlano. E questo in realtà è nato ancora prima del social network, possiamo ricordare appunto le vecchie chat che da ICQ a Messenger fino a quella più attuale che è Skype. Queste diciamo hanno rivoluzionato. Ha rivoluzionato proprio il modo di parlare e di condividere emozioni, portando appunto ad un'evoluzione e arrivando fino alla creazione appunto di questi social network. Andiamo adesso ad analizzare alcuni di quelli che le social network che abbiamo visto in precedenza per capire appunto le loro particolarità e come questi social network possono aiutare il business, comunque le persone a promuovere prodotti o aziende. Ovviamente partiamo da il più famoso, se vogliamo, perché questo è stato sicuramente il primo social network che è entrato, lasciatemi dire, in tutte le case delle persone. Conta oltre 1.200.000.000 di utenti. Soltanto in Italia conta circa 26 milioni di utenti, quindi siamo a quasi un terzo della popolazione italiana e di conseguenza forse anche per questo che è diventato e si è evoluto maggiormente anche nell'ottica di business, quindi come riuscire a promuovere un qualcosa, un prodotto attraverso questa piattaforma che appunto è Facebook. E su Facebook se vogliamo possiamo indicare appunto alcune delle attività che è possibile fare all'interno di questa piattaforma. Consente di creare delle pagine fan aziendali, successivamente andremo a vedere anche qual è la differenza tra una fan page e un profilo personale. Permette di creare delle applicazioni all'interno di Facebook che consentono di interagire con gli utenti e di conseguenza prendere alcune informazioni utili per il nostro business tramite appunto le applicazioni e prendere queste informazioni dai nostri utenti che giocano o comunque interagiscono con queste applicazioni. Permette di raccontare l'azienda in un modo in cui come prima appunto non era possibile, quindi tramite delle immagini e foto che spesso appunto sono emozionali, ma questo andremo ad analizzarlo nella terza parte appunto della nostra presentazione, e con questi contenuti diciamo riuscire a catturare l'attenzione dell'utente che in un certo senso deve essere fidelizzato e comunque deve essere portato a fare un certo tipo di azione. Ovviamente tutto questo è legato poi a un concetto di campagne di advertising, che è il vero cuore appunto dell'azienda Facebook, dove si guadagna principalmente. Consente appunto di creare delle campagne legate a prodotti, a promozioni, a acquisizione di utenti per ogni singola pagina fan. Tutto questo appunto serve per spingere l'azienda, per promuovere
determinate attività e di conseguenza fanno sì che Facebook sia la principale piattaforma da tenere in considerazione in questo momento se vogliamo entrare nel mondo dei social network e promuovere in qualcosa o comunque la nostra azienda. Subito successivamente penso sia importante appunto parlare di Twitter. Twitter forse un po' meno famoso qualche anno fa in Italia rispetto a Facebook. In realtà ha avuto una grandissima evoluzione nel tempo e adesso insomma chi tratta appunto con i social network tratta sicuramente con Facebook e con Twitter. Come nasce Twitter? Twitter nasce come una piattaforma di microblogging, come dicevamo prima, l'evoluzione dello smartphone, quindi la penetrazione nel mercato dei sistemi dei device, dei telefonini, ha portato ad un'evoluzione anche del social network, quindi fruire il social network non più soltanto dal computer, come stiamo appunto seguendo questo corso, ma in realtà anche tramite lo smartphone. Quindi tramite il telefono, riuscire a acquisire delle informazioni che altrimenti sarebbero andate perse e comunque non saremmo stati in grado di seguire determinati canali informativi. E così nasce Twitter. Quindi su Twitter è possibile seguire delle persone, seguire degli interessi, delle tendenze, seguire per esempio dei canali legati al fashion, al marketing o alla cultura. Quali sono i punti di forza di questa piattaforma? Consente appunto, come dicevo prima, di seguire profili di vari tematiche, l'utente ha la possibilità di seguire determinati trend, quindi determinate parole chiave, ad esempio il progetto Tio, seguendo appunto ciò che tutti gli altri dicono, inserendo nel proprio messaggio il famoso hashtag, appunto, progetto. Oppure scrivere direttamente ad un profilo, utilizzando questo sistema, che è la stessa linea del computer, per rispondere o comunque per richiamare l'attenzione di un utente su un commento che scrivendo. Da poco appunto consente anche per le PMI di creare delle campagne di advertising, ancora in realtà in Italia questo sistema non è del tutto maturo, quindi lo abbiamo lasciato forse un po' in seconda, un po' in disparte in questa prima presentazione, però di fatto sarà sicuramente un argomento importante da riprenderlo anche in una nuova edizione di questo web. Twitter quindi nasce come sistema di microblogging e di conseguenza ha una regola molto semplice. Dobbiamo rimanere all'interno dei caratteri consentiti appunto da un semplice SMS. Così nasce appunto l'idea di Twitter. Google Plus, come dicevo prima, è un progetto iniziato, uno dei tanti progetti iniziati legati al social network da Google. Ed è l'unico appunto che poi è stato portato avanti dall'azienda famosa appunto per il motore di ricerca. Cosa consente? È un social network esattamente come possiamo identificare Facebook come Twitter, ma più come Facebook, dove le persone possono condividere emozioni, contenuti multimediali e informazioni. Al suo interno, mentre su Facebook abbiamo degli amici, su Twitter abbiamo dei follower, su Google abbiamo delle cerchie, ovvero semplicemente dei gruppi che l'utente si organizza come meglio vuole, quindi un gruppo, una cerchia legata alla famiglia, una cerchia legata agli amici, e a seconda di ciò che scrive può pubblicare su una cerchia piuttosto che un'altra, oppure appunto su tutte le sue cerchie. Quindi diciamo, racchiude un po' quella cosa che in realtà su Facebook non è, quindi
partiamo appunto pubblicando qualcosa su Facebook, lo vedono tutti i miei amici, in realtà su Google ho la possibilità, ho un filtro iniziale che mi consente appunto di pubblicare soltanto a determinate persone della mia sfera di conoscenti. Un altro social network che nasce come piattaforma di video, ma in realtà è un vero e proprio social network, perché ormai nel tempo sempre meno le persone condividono contenuti testuali, sempre più vengono condivisi in realtà contenuti multimediali, quindi foto e video. E YouTube è sicuramente il più grande contenitore di contenuti video che la rete si può offrire. È il terzo, la terza piattaforma più ricercata, più utilizzata al mondo, dopo Google e Facebook. È stata acquisita da qualche anno da Google, quindi di conseguenza ha un sistema molto simile appunto a Google, ma di conseguenza è anche molto importante, poi lo vedremo anche nella sezione della strategia, condividere appunto dei video, perché questo ci facilita anche a livello di indicizzazione, quindi una cosa che va oltre al social network, per indicizzazione sui motori di ricerca, appunto nella famiglia di Google, anche YouTube comunque ha questo legame con il motore di ricerca, e indicizzandolo riesce comunque ad attirare, gli utenti tramite appunto dei video. Sulla sezione appunto dell'indicizzazione, che è un argomento molto importante, io appunto ci sono stati e ci saranno dei webinar o comunque dei corsi legati proprio alla parte SEO, quindi legata all'indicizzazione, che vi invito appunto a seguire, perché saranno molto interessanti. Cosa è possibile fare appunto su YouTube? Consente di creare un proprio canale, quindi il concetto del profilo è proprio legato a un canale, come se fosse un canale televisivo, quindi l'utente carica i propri contenuti multimediali, contenuti video, e fa sì che i follower, quindi le persone che comunque seguono il suo canale, abbiano la possibilità di visualizzarli, di condividerli. Consente sicuramente, appunto, nella slide, di seguire altri canali, quindi come gli altri possono seguire il mio canale, io ho la possibilità di seguire quello degli altri, e consente campagne di advertising che poi andremo anche qua ad approfondire, che sono comunque simili come comportamento e come gestione a quelli di Google, perché come dicevamo prima, YouTube è legato Google. Un altro social network, qui cambiamo forse un caso, LinkedIn, permetto che è dedicato alle aziende, ma soprattutto ai lavoratori. Ha avuto un'evoluzione molto importante nel tempo ed è stato forse, come abbiamo visto, uno dei primi che si è rafforzato e ha avuto una linea ben definita fin dall'inizio. È un portale dove gli utenti inseriscono le loro esperienze nel profilo, le loro esperienze lavorative, di conseguenza all'interno ci troviamo liberi professionisti, lavoratori dipendenti, ci troviamo aziende, ci troviamo anche persone del recruiting che si occupano appunto di cercare nuove figure professionali per le varie. Cosa è possibile fare all'interno di LinkedIn? Ovviamente consente di creare e gestire il proprio profilo in maniera più professionale rispetto a forse un atteggiamento più ludico che possiamo avere su Facebook o su Twitter. Abbiamo la possibilità appunto di caricare, di gestire le informazioni proprio come se fosse un nostro curriculum. Permette alle aziende di creare delle proprie pagine, quindi tramite attività o comunque abbonamenti premium, consente appunto di avere più pagine che possono parlare della nostra azienda,
consente anche in questo caso campagne di advertising per i profili appunto chiamati premium, che hanno un abbonamento, diciamo, sul social network. Pinterest, che abbiamo visto prima, è l'evoluzione appunto dei vari social network fotografici, se vogliamo chiamarli così. Uno tra i primi più famosi è stato sicuramente Flickr, che non abbiamo nominato prima, però è stato un social network importante nel tempo per la condivisione e come contenitore di contenuti multimediali, quindi immagini. Figlio un po' dell'idea che è venuta col passare del tempo sui social network collegati alle immagini, Pinterest nasce un po' in linea a quello che è Instagram di fatto. Molti di noi a livello personale utilizzano Instagram per scattare delle foto e pubblicarle su Facebook, perché di recente è stata acquisita da Facebook. Pinterest ha un criterio più, se vogliamo, più aziendale, quindi la possibilità di creare un proprio canale, in realtà non si chiama canale quello di Pinterest, però è molto simile appunto al ragionamento che viene fatto su YouTube, dove abbiamo la possibilità di inserire delle foto, degli album fotografici che raffigurano uno stile, un certo tipo di approccio alla vita. E quindi diciamo che è un social network che, navigandolo, è un social network esperienziale, dove uno va a cercare comunque un qualcosa in più, va a cercare delle informazioni o comunque delle ispirazioni per fare determinati lavori. Viene utilizzato appunto più interesse dalle aziende, soprattutto nel mondo della moda, del design, per pubblicare i propri lavori e condividerli appunto nella rete. Cosa è possibile fare appunto? Consente di creare un proprio profilo, condividere immagini ed interagire con gli utenti, consente di creare appunto il proprio album fotografico e condividerlo, e l'importanza di condividerlo è che comunque, come vedremo anche per tutti gli altri social network, è che si crea una rete tra tutti questi social network, che quindi consentono di avere delle informazioni e di condividere delle informazioni su Facebook, su Twitter, su LinkedIn, su tutti quelli che sono poi diciamo, social network più di origine testuale, più che di contenuto multimediale. Andando avanti, siamo arrivati appunto alla seconda parte, che è il focus su alcuni social network, e parlando appunto di dei social network, dei focus, vorrei comunque parlare principalmente anche di, come avevo già anticipato, di come questi social network hanno cambiato un po' il modo di vivere e di lavorare all'interno della rete. Il collegamento appunto tra tutti questi social network è importante comunque non avere soltanto un canale Facebook o un canale Pinterest o un canale YouTube, ma è importante poi collegarli tra loro in modo tale da poter rafforzare appunto la nostra comunicazione, che poi andremo a vedere, dovrà essere il più possibile una comunicazione che rientra in una strategia aziendale unica, quindi non soltanto legata al social network, ma dobbiamo iniziare a pensare ad una strategia legata invece a tutto l'andamento appunto della comunicazione aziendale. Di conseguenza, quello che vedremo appunto nella seconda parte saranno appunto contenuti legati a cosa è possibile fare
sui vari social network per far sì che questo tipo di attività, questa strategia sia sempre più collegata tra loro. Siamo tornati qua legando appunto l'argomento, iniziando l'argomento della seconda parte, quindi il focus legato ai principali social. Come abbiamo anticipato in precedenza, abbiamo la possibilità appunto di integrare tutti i vari social network all'interno di una strategia unica e di conseguenza adesso andiamo a vedere le varie attività che si possono fare all'interno dei vari social network per far sì che la promozione del nostro prodotto, della nostra azienda sia efficace. Iniziamo sicuramente con Facebook. Facebook è, come abbiamo detto prima, diciamo, il collettore di tutta una strategia che secondo me deve essere portata avanti lato azienda e di conseguenza andiamo a vedere quali sono i punti principali. Le varie funzioni principali che possono aiutare appunto noi a promuovere. Sicuramente dobbiamo partire da un profilo personale, dicevo prima la differenza tra profilo personale e pagina fan, quindi il profilo aziendale. Partiamo da ciò che è un profilo personale, penso gran parte di voi non è in 26 milioni di italiani che hanno già Facebook, cosa è possibile fare? Iscrivendosi appunto su Facebook come persona fisica, che è il valore appunto che Facebook dà, perché Facebook è così importante, perché di fatto tende a controllare la differenza tra la persona fisica e il profilo aziendale. Sulla persona fisica ovviamente abbiamo la possibilità di fare alcune attività che in realtà non vengono concesse alla pagina fan, quindi pagina aziendale o viceversa. Prima di tutto il profilo personale ha un massimo di 5.000 amici può avere. Oltre a quello non è possibile appunto andare avanti con le varie amicizie, quindi è stato misurato appunto da Facebook che un profilo personale può avere un massimo di 5 anni. Per quanto riguarda invece la differenza proprio con l'azienda, dobbiamo fare attenzione perché spesso capita di avere delle registrazioni con nome e cognome legate all'azienda. In realtà se Facebook si accorge che quel profilo non è un profilo di una persona fisica, può anche chiudere quel profilo. Quindi di conseguenza è molto importante tenere staccate le due entità. Uno, il profilo personale, che andrà a creare la pagina Facebook, e l'altro è appunto la pagina Facebook aziendale, e l'altro invece è appunto la pagina aziendale che andremo a. Cosa è possibile fare su il profilo personale? Il profilo personale ovviamente raccontiamo emozioni, raccontiamo le nostre attività, condividiamo video, condividiamo immagini con i nostri amici. Abbiamo la possibilità anche in questo caso di promuovere, quindi fare delle promozioni su Facebook legate alcune attività, quindi alcuni post che vengono fatti, pubblicati su Facebook, sulla nostra pagina di Facebook. Ipotizziamo appunto di organizzare appunto una festa, ho la possibilità di scrivere della mia festa sulla mia bacheca di Facebook, ho la possibilità di promuoverla. O promuovere quel post, quindi non farlo vedere soltanto ai miei amici, perché altrimenti lo vedrebbero soltanto i miei amici se non facessi un'attività di promozione, ma posso allargare il target
a seconda del budget e delle varie impostazioni che poi andremo a vedere successivamente, che posso dare appunto alla campagna. In realtà, per quanto riguarda appunto la pagina, la creazione appunto della pagina aziendale, quindi cosa prima abbiamo visto il profilo Facebook personale, adesso andiamo a vedere cosa è possibile fare per la promozione, o comunque come è possibile creare il nostro canale, diciamo, la nostra pagina fan su Facebook. Cliccando appunto su home page, crea pagina aziendale, atterriamo su questa pagina che vedete in questa slide, dove l'utente è portato a cercare e a cliccare sul settore aziendale di azienda che lui vuole mettere su Facebook. Quindi abbiamo un'impresa locale o luogo, quindi bar, un pub, azienda, organizzazione o istituzione, quindi di conseguenza potrebbe essere un ente pubblico, marchio o prodotto, potrebbe essere appunto un prodotto, potrebbe essere una marca di orologi, piuttosto che una marca di abbigliamento, artista e gruppo musicale o personaggio pubblico, dalla appunto di creare diciamo una pagina fan legata appunto ad una persona fisica. Quindi abbiamo la possibilità comunque di pubblicare anche una nostra pagina, mettiamo che io fossi un cantante, ho la possibilità di crearmi la mia pagina fan che a scopo appunto promozionale del mio gruppo o appunto della mia persona. Intrattenimento, in realtà parliamo appunto di, potrebbero essere canali televisivi ad esempio, e in realtà l'ultima parte è legata appunto a comunità, quindi potrebbero essere onlus o diciamo fondazioni a scopo benefico. Cliccando su una di queste parti si apre una finestra, come potete vedere, come in questo caso cliccando su artista, gruppo musicale o personaggio pubblico, la possibilità tramite la tendina principale di selezionare la categoria e di conseguenza andare poi successivamente a scrivere il nome che voglio attribuire a questa pagina. Supponiamo che io sia uno chef e il mio nome che deve comparire è Chef Trio. Quindi cliccando poi su Inizia ho la possibilità appunto di iniziare a pubblicare la mia pagina legata alla mia professione. Quelle che vedete in questa slide sono i tre step prima di arrivare alla promozione. Quindi nella prima pagina trovate appunto le informazioni, quindi dove dobbiamo andare a scrivere le varie informazioni, la descrizione del mio progetto, quindi una descrizione semplice, concisa, ma che faccia capire di cosa si tratta il mio progetto, il link al sito web, quindi la possibilità di inserire un link al sito che rimanda appunto alla mia attività, e successivamente dove vedete appunto seleziono un unico indirizzo web di pagina, ho la possibilità di assegnare alla mia pagina diciamo, un indirizzo di riconoscimento. Quindi in questo caso io potrei andare a scrivere www.facebook.com/cheftrio e quel link io lo posso
pubblicare sul mio sito, sarà comunque il mio link che posso condividere appunto con le varie persone che mi chiedono il link della mia pagina su Facebook. Il secondo step è legato appunto all'immagine del prodotto, del profilo, quindi andrò a caricare un'immagine che dovrà essere prevalentemente legata al mio business. Lo step 3 invece è legato a diciamo la formattazione, ovvero da come, da dove posso accedere alla mia pagina. Viene chiesto questo per avere appunto un link nella colonna di sinistra del Facebook, del nostro Facebook, per avere un link diretto alla mia pagina, quindi poterlo gestire direttamente dalla mia pagina. Questa, che vedete adesso, è in realtà l'ultimo step che Facebook chiede di fare per la creazione di una pagina. Quindi l'impostazione di una campagna. Non è necessario farla nella prima fase, possiamo anche saltarla, però ovviamente Facebook dà per scontato che poi questa pagina la vogliamo promuovere in qualche modo. E quindi di conseguenza ci dà la possibilità già nell'ultima fase di creazione della pagina fan di inserire vari parametri che consentono appunto a noi di utilizzare i dati che Facebook ha al suo interno per promuovere la nostra pagina. Cosa significa questo? Significa che Facebook mette a disposizione dell'utente che vuole o dell'azienda che vuole promuovere il suo brand o il suo prodotto, mette a disposizione delle informazioni legate agli utenti che gli utenti mettono, autorizzando appunto la divulgazione di questi dati, al momento della registrazione. Quindi inserisco il mio stato civile, inserisco da dove provengo, la mia data di nascita, inserisco la mia educazione, quindi se sono laureato, se sono diplomato e via dicendo. Inserisco vari dati, insomma, che Facebook inserisce in un database che poi fornisce alle persone, soprattutto alle aziende che vogliono promuovere la loro pagina o i loro prodotti o per questo motivo, appunto, Facebook ci chiede di inserire il luogo, quindi dov'è che loro devono fare, anche Facebook deve far vedere la campagna che dovrebbe andare a fare, gli interessi, perché durante la vita dell'utente all'interno di Facebook verranno tracciati e presi, catturati, diciamo, dei dati importanti dell'utente, quindi verranno catturate anche i vari interessi. A quale pagine ho cliccato mi piace, quali sono i post che mi sono piaciuti di più, e di conseguenza su questi le inserisce all'interno di un contenitore Facebook e me li fornisce in questo momento quando vado a creare la campagna. Quindi scrivendo ad esempio nel mio caso se voglio promuovermi come chef, metterò il paese, l'Italia in questo caso, ma mettere addirittura posso arrivare alla città, inserendo appunto la città dove io voglio operare, gli interessi, quindi in questo caso metterò appassionati di cucina, ad esempio, l'età, perché posso anche diciamo, ritagliare un target per l'età, quindi supponiamo che chi vuole appunto un chef a casa abbia comunque un potere, abbia comunque la possibilità di permettersi un chef a casa e quindi probabilmente sarà di un'età non proprio giovanile, ma sarà comunque un libero professionista, uno che ha già diciamo, seguito una sua traccia
mondo del business, e quindi di conseguenza andrà su chi è già laureato e chi ha già una posizione, una buona posizione nel mondo del lavoro. Ho la possibilità di farlo vedere per sesso, quindi entrambi uomini o donne, quindi nel nostro caso probabilmente andrò più sulla parte uomini che vogliono fare bella figura, diciamo, una romantica a casa propria, e ho la possibilità successivamente di andare a mettere a programmare il budget giornaliero. Posso mettere un budget giornaliero, in questo caso di 8 euro, oppure posso anche tenere una campagna aperta fino a puntino. Ovviamente quello dobbiamo stare attenti, dobbiamo gestire la campagna come ora finale, altrimenti il budget avanza e quindi potremmo avere dei problemi poi a livello di risoluzione e del nostro business plan che ci siamo messi in testa per la nostra azienda. Detto questo, siamo arrivati al punto di avere la possibilità di pubblicare, nel nostro caso, la nostra pagina fan. Ho già pensato appunto un sapere di pubblicazione e promozione delle varie campagne. Andiamo a vedere adesso come veramente posso andare a promuoverlo, quindi nelle varie sezioni di Facebook dove posso visualizzare la mia promozione. Principalmente per fare questo ovviamente dobbiamo analizzare i vari obiettivi che vogliamo avere. Questa è una campagna, parliamo di un budget, quindi di conseguenza dobbiamo stare ben attenti, dobbiamo controllare anche il budget che non venga disperso appunto nella miriade di utenti che sono su Facebook. Come dicevo prima, Facebook contiene al suo interno oltre 1 miliardo e 200 milioni di persone, probabilmente al nostro business si servirà soltanto una piccolissima percentuale, è inutile andare a disperdere energie per promuoverlo in scala mondiale, quando in realtà magari quello che noi richiediamo è una scala nazionale, se non locale. Quindi quello che è importante è quando andiamo a creare una campagna legata alla nostra azienda è farsi le seguenti domande. Quindi, a cosa mi serve questa campagna? Quindi devo fare un'analisi. Mi serve per ottenere maggiori mi piace, quindi maggiori fan, quindi una maggiore community che mi seguirà nel tempo quando andrò a pubblicare qualcosa sulla mia pagina fan e quindi farò un determinato ragionamento poi nella creazione della campagna. Voglio andare a promuovere un post nella pagina, un po' come abbiamo visto prima nella promozione sul profilo personale, e quindi andrò ad impostare la campagna in un'altra maniera rispetto a come volete appunto acquisire dei fan sulla mia pagina. Voglio ottenere altri utenti alla mia applicazione o sito web, quindi di conseguenza ho creato un'applicazione, l'ho inserita su Facebook, voglio promuovere questa applicazione perché questa applicazione mi consente così di attirare maggiormente gli utenti al mio business, alla mia azienda. Ho la possibilità così di avere maggiori informazioni legate ai miei utenti, quindi vado ad adottare un altro tipo di campagna. Oppure voglio appunto aumentare il coinvolgimento ad un'applicazione o semplicemente un evento o qualcosa che io ho promosso appunto su Facebook. E incrementare appunto la partecipazione ad un evento o mettiamo appunto all'apertura di un negozio, voglio spingere e promuovere appunto questa apertura del negozio tramite le campagne di advertising su Facebook. Come faccio?
Ovviamente questa è la prima pagina che troviamo quando un utente clicca sul pulsante crea un'inserzione, però la possibilità di scegliere tra tutte queste opzioni che Facebook mette a disposizione sulla colonna di sinistra, queste sono un po' quelle che ho riassunto nella slide precedente. Mettiamo che io voglio spingere maggiormente la mia pagina Facebook, quindi seleziono mi piace e inizio ad impostare una campagna legata alla promozione appunto della mia pagina. Facendo questo, atterro appunto su una pagina analoga a quello che abbiamo visto prima per promuovere la mia pagina di fatto, e quindi atterro qua e ho la possibilità di selezionare il luogo. Come ho scritto appunto nella slide, posso aggiungere un paese, una provincia, addirittura una città o addirittura posso fare una campagna per capo, quindi inserire il capo della città che a me interessa, della zona che a me interessa e andare a far vedere quel tipo di promozione soltanto alle persone che hanno inserito quel capo all'interno di Facebook. Ho la possibilità di tagliare un range di età, quindi nel caso un'età appunto per maggiorenni nella prima parte di una maggiore età, può essere dai 18 anni a 28 anni, ad esempio, seleziono il sesso, come abbiamo detto prima, la lingua, ho la possibilità di farla vedere a chi ha impostato la lingua su Facebook, come in inglese, se vogliamo. Promuovere comunque il turismo internazionale, ho la possibilità di aggiungere ovviamente altri dati demografici, come ho detto prima, quindi la possibilità di far vedere la mia promozione a chi è sposato, a chi ha 2 figli, piuttosto che a chi è di una determinata religione. Sempre legato appunto agli interessi e legato poi alla parte dei comportamenti. Come vediamo appunto inserendo luoghi d'Italia, sulla colonna di destra ho la possibilità di vedere il target che io con queste impostazioni che ho messo posso andare ad attaccare con la mia campagna. Quindi ho un pubblico ampio, come dice Facebook, e reso conto appunto è non connessi alla mia pagina fan, perché voglio che comunque questa campagna mi porti ulteriori fan, ho bisogno di avere maggiori appunto fan, di conseguenza sponsorizzo la mia pagina legata appunto a questi territori che ho già messo e che qua mi fa vedere che in Italia appunto il mio target potenziale è di 26 milioni di persone, quindi 26 milioni di persone avranno la possibilità di vedere la mia campagna. Andando avanti ho la possibilità quindi poi di impostare la mia campagna, quindi posso inserire ovviamente il nome della mia campagna per vedermela poi nel mio pannello di amministrazione delle campagne, posso impostare il budget, quindi in questo caso 4 euro giornalieri, ho la possibilità di creare la campagna, di impostarla con una data inizio e di fine. In questo modo posso essere maggiormente sicuro che comunque il budget non viene sforato. Quindi, detto questo, ho impostato la campagna, ho ottimizzato appunto il mio budget e il mio target, adesso vado a vedere dove potrò vedere la mia campagna di advertising. Dov'è che Facebook ci consente di fare pubblicità? Nel pratico ci consente quello che abbiamo visto adesso, quindi attività di fan acquisition, soprattutto nella colonna di destra, la
laddove c'è appunto il corso di web marketing, o come abbiamo visto anche nella prima fase delle campagne che possono essere sponsorizzate anche da singole persone, quindi non soltanto da aziende, nella parte centrale della bacheca, diciamo, di Facebook, quindi creando un post sponsorizzato. Detto questo, ho creato la mia campagna, l'ho pubblicata, è importante anche vedere i risultati, quindi misurare l'efficacia della mia campagna. Chi è che clicca sulla mia campagna? Comunque chi è che sta navigando sulla mia pagina in particolare? E come step, appunto, quarto step, è importante appunto misurare questo, perché saranno dati che ci faranno in un modo o in un altro ottimizzare la nostra campagna, saranno dati che potranno essere presentati ad un nostro responsabile, quindi messi in una presentazione come potrebbe essere questa, e di conseguenza far vedere alla dirigenza, se vogliamo, come sta performando appunto la campagna che abbiamo impostato. Abbiamo la possibilità di visualizzare, questi si chiamano insights di Facebook, quindi i vari dati che Facebook ci fornisce delle campagne e delle pagine fan. Abbiamo la possibilità di vedere appunto i nostri fan nella pagina, quante persone vengono raggiunte dai nostri post, quante persone sono state coinvolte, quindi quante persone hanno condiviso, commentato o hanno cliccato mi piace su un nostro post, e quanti appunto si sono registrati a un certo tipo di attività. Ovviamente questa piattaforma è interna a Facebook, ci dà la possibilità di misurare, di analizzare ogni singolo comportamento che viene fatto dagli utenti che fanno parte della nostra pagina fan e della nostra campagna. Sarà interessante appunto andare a vedere il range di età per capire se il nostro target che pensavamo fosse il nostro target è realmente quello, vedere anche da quale città provengono i nostri fan, principalmente la lingua, in modo tale da adottare poi una strategia ottimale per i nostri utenti, strategia che poi andremo a vedere anche successivamente nelle prossime parti della presentazione. Un'altra piattaforma molto importante, come dicevamo, è Twitter. Twitter sta prendendo sempre più campo, soprattutto nel mondo dell'informazione e dei trend da seguire, quindi finita questa settimana appunto la settimana della moda, quindi nei vari trend che potremo trovare sicuramente ci sarà, su Twitter c'è anche la parte legata alla moda, quindi volendo uno può seguire un certo canale, certe informazioni legate proprio a un determinato argomento. Che cosa fa Twitter, come dicevamo prima? Avvicina sicuramente le persone a ciò che reputano importante, quindi sono io che decido cosa vedere, sono io che decido di seguire una determinata persona, un determinato brand, e di conseguenza venire a conoscenza di tutto ciò che questo brand o questa persona pubblica su Twitter. Un'analisi fatta, e che possiamo trovare poi anche nell'analisi fatta che fornisce Twitter nelle proprie pagine di spiegazione proprio del marketing da poter fare su questa piattaforma, è perché un utente segue alla fine un marchio. Lo segue soprattutto, come scritto qua, il 94% per avere degli sconti e delle promozioni poi, quindi sarà importante utilizzare questo mezzo, Twitter o Facebook, per ingaggiare, comunque attirare l'attenzione dell'utente e di conseguenza fornirgli delle promozioni che altrimenti non potrebbe avere.
offrire degli omaggi ai nostri utenti, offrire del divertimento e intrattenimento, quindi video, musica, contenuti multimediali che possono supportare appunto e intrattenere l'utente sulla nostra pagina, aggiornamenti appunto sulle varie vendite, uscite da poco appunto l'iPhone 6, quindi distribuiva appunto il canale di Apple, avrà avuto sicuramente uno streaming sulla presentazione, sul primo che è stato fatto sulla presentazione del nuovo iPhone, l'accesso appunto a contenuti esclusivi, quindi una persona ci segue soprattutto per avere un qualcosa in più in cambio. Ed è un po' la chiave della comunicazione del social network, essendo un canale dove non soltanto noi parliamo, ma abbiamo la possibilità di avere una risposta immediata dall'utente, è importante fare la domanda giusta in modo tale da avere una risposta adeguata a quello che noi volevamo avere e di conseguenza poter analizzare e ottimizzare la nostra comunicazione in un certo modo. Questo lo andremo a vedere successivamente. Cosa è possibile fare? Il punto di partenza è sicuramente creare su Twitter il nostro profilo, quindi avere come nome utente, se parliamo appunto di un'azienda, cercare di inserire all'interno della nostra azienda il nome appunto del nostro brand, in modo tale da avere comunque un punto di riconoscimento, di farci riconoscere sempre all'interno di Twitter come nostro brand. Quindi utilizzare appunto il nome dell'utente deve essere diretto e allineato un po' alla nostra strategia di comunicazione che vogliamo portare avanti, allegare ovviamente a il nostro profilo, una immagine adeguata al nostro business, quindi che rappresenti comunque il nostro business, la nostra filosofia, avere una descrizione che ci consenta appunto di essere semplici, concisi e chiari, perché non abbiamo bisogno di scrivere molto per raccontarci, e perché comunque le persone leggono sempre meno sui canali social, ma stanno sempre più attenti a contenuti multimediali, e di conseguenza avere poi successivamente un link che rimanda alle nostre pagine, avere la possibilità comunque di avere delle immagini emozionali che fanno capire che tipo di azienda siamo, che tipo di brand vogliamo. A breve anche su Twitter, come è già stato lanciato, ci sarà la possibilità anche per le PMI di creare campagne di advertising. In parte questo è già stato fatto, soprattutto negli Stati Uniti ci sono dei casi molto interessanti, che vi invito appunto ad andare a leggervi e a vedere proprio sulle pagine di Twitter legate proprio ai casi di successo. Per capire anche come gli altri si sono comportati e come si stanno comportando nella comunicazione su questo canale di microbrand. Abbiamo visto appunto i due principali sostanzialmente canali social legati al testo. Adesso andremo a vedere il canale social professionale per eccellenza, quindi LinkedIn, e successivamente abbracceremo appunto quei canali legati in realtà ai contenuti multimediali per capire cosa è possibile fare, per poi arrivare a parlare appunto di come creare una strategia social per la nostra azienda, per
Arrivando appunto a quanto detto in precedenza, quindi a LinkedIn, LinkedIn è la piattaforma principalmente per i professionisti, l'utente appena entra ha la possibilità di creare un proprio profilo, ha la possibilità appunto di entrare in contatto con dei gruppi, delle community che parlano di determinati argomenti professionali, ha la possibilità appunto di entrare in contatto con aziende di recruiting e con aziende stesse in cerca di persone qualificate su determinati argomenti. Quindi diciamo è un social network importante anche soprattutto per chi cerca di lavoro o comunque per chi sta portando avanti la propria carriera, ma è importante anche per le aziende esserci in un certo modo. E parlando appunto di come esserci e cosa può portare LinkedIn alle aziende, sicuramente porta una visibilità se gestita bene la pagina aziendale, dà la possibilità appunto di avere un certo gradimento, comunque la percezione di essere un'azienda seria, quindi avendo appunto delle aree che parlano di prodotti, avendo un'area dedicata alle carriere, all'interno di LinkedIn abbiamo la possibilità comunque di raccontare la nostra azienda in maniera strutturata, come appunto un'azienda deve essere raccontata. Abbiamo la possibilità di fidelizzare in un certo modo i nostri dipendenti, se siamo un'azienda, i nostri clienti, i nostri partner, e abbiamo soprattutto la possibilità di raccogliere delle informazioni, delle segnalazioni che gli utenti ci possono fare e che possono servire appunto per sviluppare il nostro team. Questa è la prima pagina che troviamo appunto quando un'azienda vuole creare la propria pagina aziendale all'interno di LinkedIn e cosa viene chiesto ovviamente è il nome dell'azienda e l'email dell'utente che sta creando il profilo aziendale che deve essere legato all'azienda. Infatti LinkedIn consente creazione di una pagina aziendale soltanto a chi ha come profilo, nel profilo di LinkedIn personale, come ultima azienda, quindi come posizione corrente, proprio quell'azienda che lui sta creando, per ovviamente non avere poi problemi con vecchi dipendenti che vanno a potrebbero appunto creare un'azienda per creare danno all'azienda stessa. Devono essere registrati con una mail aziendale, quindi la registrazione della pagina aziendale deve essere fatta con una mail legata appunto all'azienda. È necessario inserire appunto un link al sito aziendale e dobbiamo inserire una descrizione tra i 250 e i 2000 caratteri. Questo per iniziare appunto ad avere un profilo aziendale, come appunto possiamo vedere nelle varie corporate americane che questo viene utilizzato in maniera molto efficace, quindi abbiamo la possibilità di avere un home page descrittivo, abbiamo la possibilità di avere un'area dedicata alle carriere, quindi a come poter entrare in contatto con il team di Human Resource dell'azienda e come seguire varie attività che l'azienda stessa facendo. Ovviamente all'interno delle varie pagine è possibile inserire dei video dei contenuti multimediali, quindi dei video che raccontano l'azienda, che enfatizzano certi progetti, certi prodotti e quindi di conseguenza diciamo nella pagina aziendale di LinkedIn abbiamo la possibilità comunque di far percepire il valore della nostra azienda curando bene
questo il nostro profilo aziendale. Parlavamo prima di contenuti multimediali, sicuramente il re dei contenuti multimediali è YouTube, come dicevamo prima è un contenitore di contenuti video dove gli utenti hanno la possibilità di crearsi un proprio profilo, un proprio canale, essere seguiti da altri utenti e seguire a sua volta altri utenti ed altri canali e di conseguenza lo stesso può essere fatto anche dalle aziende. Perché appunto essere su YouTube? Essere su YouTube, ma soprattutto condividere, avere la possibilità di condividere e di pubblicare dei video, significa molto nei tempi d'oggi, perché appunto come dicevo prima, le persone non si soffermano più a leggere testi, ma si soffermano molto nei contenuti multimediali, di conseguenza si soffermano molto nel vedere video, nel vedere belle immagini. L'importante è emozionare, attirare l'attenzione del nostro utente valorizzando appunto ciò che è l'emozione dell'azienda. E questo secondo me va un po' oltre alla strategia che un utente o comunque un'azienda può avere nel campo dei social network, ma deve essere appunto un tutt'uno con la comunicazione che viene fatta su questi canali. Comunicando appunto un'emozione, quindi creando tramite video e tramite immagini delle emozioni per chi li guarda e quindi avere la possibilità di ingaggiare e di interagire maggiormente con l'utente. Cosa è possibile fare? Ovviamente abbiamo già visto è possibile creare un proprio canale, abbiamo una di brandizzare il canale, inserendo una grafica di fondo, inserendo il nostro logo, il funzionamento anche della campagna è molto simile a quello che è il funzionamento delle campagne pay per click di Google, come dicevo prima, appunto, che potete approfondire tramite dei corsi che sono stati fatti appunto. Formativo, avere la possibilità di promuovere il proprio video, la propria azienda, il video aziendale all'interno del canale YouTube e dei canali YouTube che più sono attinenti al nostro business, è un'attività interessante da fare e sicuramente una delle più innovative in questo momento. Dove è possibile appunto promuovere il nostro video, la nostra attività? Come step principale bisogna caricare il nostro video sulla nostra pagina YouTube, attivare appunto la campagna di advertising con il sistema appunto di AdWords di Google e avere la possibilità di vedere il nostro video, di far vedere il nostro video alle persone o all'inizio, prima del video che loro hanno selezionato di guardare, oppure nella colonna di destra, quindi accanto al video che loro stanno guardando, è possibile inserire appunto tramite i pannelli di gestione campagne, i nostri video come video correlati a un certo tipo, a un video che l'utente ha selezionato e vuole vedere. Ovviamente è possibile anche inserire il nostro video e promuoverlo anche nelle ricerche, quindi nel nostro caso appunto inserendolo nel motore di ricerca di YouTube. Carte da corsa o la possibilità di promuovere nella parola chiave appunto carte da corsa il mio video e di conseguenza lo vediamo prima dei video che sono stati selezionati secondo l'algoritmo di YouTube.
Passando da un contenuto multimediale ad un altro, quindi dal video all'immagine, arriviamo appunto a parlare di ciò che è Pinterest. Quindi, come dicevamo prima, Pinterest per l'utente è un contenitore di immagini dove ha la possibilità l'utente di crearsi dei propri album fotografici. Stessa cosa può accadere per quanto riguarda l'azienda. Quindi, tramite l'azienda, un'azienda ha la possibilità di creare un proprio canale, ha la possibilità di inserire dei propri album legati, se vogliamo parlare di fashion, ad una collezione, e ha la possibilità ovviamente di promuoverli e di condividerli come se fossero appunto degli album fotografici. Quindi è molto interessante l'approccio e la possibilità di disegno che ha l'utente tramite Pinterest, ha la possibilità appunto di creare una collezione e linkare ogni singola immagine che vediamo, ad esempio in questo screenshot, linkare il dettaglio del prodotto che è sul nostro e-commerce. Se collego il Pinterest a un negozio online, ho la possibilità di cliccare su la giacchetta bianca e atterrare sulla pagina di dettaglio e-commerce della giacchetta bianca e quindi di conseguenza passare all'acquisto. È possibile appunto utilizzare e gestire Pinterest come una bacheca. Quindi ho la possibilità di inserire vari album, caricarli e inserirli in un ordine che a me piace, che penso che abbia un senso, lo posso inserire appunto nella mia bacheca. Quindi quella sarà la bacheca che tutti gli utenti entrando nel mio profilo vedranno avendo parlato appunto dei vari social network, abbiamo visto come funzionano, su alcuni ci siamo soffermati maggiormente perché sono ritenuti appunto più strategici, su altri siamo andati sotto un po' più veloce, ma perché è importante secondo me partire da un punto ben preciso, ovvero la strategia. Tutti i contenuti sono importantissimi se rientrano in un contesto ben più ampio. Quindi se tutto questo è stato analizzato e creato a tavolino e quindi abbiamo una comunicazione che non viene fatta, passatemi il termine, casualmente, ma viene fatta appunto selezionando i vari obiettivi e le varie attività che noi vogliamo fare con i canali social e cosa vogliamo promuovere e lanciare appunto i canali social. Come creare appunto una strategia social? Partiamo sempre da un punto che è in realtà la base della strategia, ovvero identificare gli obiettivi e le metriche, cioè cosa poter misurare delle varie attività che andremo a fare sui canali. Ecco, questo è un punto di partenza che spesso viene trascurato. In realtà mettersi a tavolino, decidere con tutto il team gli obiettivi e le metriche, quindi dove vogliamo arrivare e quali sono contenuti da monitorare è un punto di partenza fondamentale per una strategia efficace. Altrimenti rischiamo di arrivare alla fine di una campagna e non aver mai avuto la possibilità di dettagliare, di definire gli obiettivi e di conseguenza rischiamo di avere una campagna che magari in realtà sulla carta è stata efficientissima, ma non viene percepito.
Quindi questo è importante, definire prima di tutto gli obiettivi della nostra campagna, della nostra strategia. Dobbiamo fare sicuramente un check su un'analisi sull'attuale situazione social. Siamo all'interno della nostra azienda, capire fino ad ora che tipo di canali sono stati attivati, se sono stati attivati alcuni, come sono stati gestiti e come siamo noi posizionati appunto a livello di percezione dell'utente sul brand. Questo come è possibile fare? Ovviamente dovremmo fare delle interviste a chi fino a quel momento ha gestito o comunque ha portato avanti una strategia aziendale legata ai social. È importante sicuramente monitorare ciò che è stato fatto, quindi andare a vedere anche con dei tools che sono presenti in rete per andare a vedere la percezione che l'utente può avere del nostro brand sui canali social, cosa è stato fatto, come è stato risposto e soprattutto come sono stati presidiati appunto, i nostri canali social che fino a quel momento sono stati attivati. Dico questo perché ormai è difficile trovare un'azienda che non abbia già, anche se timidamente, attivato almeno un canale social, quindi spesso chi si trova a gestire una nuova attività sui social network deve comunque fare conti con quello che è stato fatto in precedenza e spesso viene fatto appunto in maniera amatoriale, di conseguenza vengono trascurati alcuni aspetti che in realtà sono importanti come appunto l'identificazione degli obiettivi. Un'altra attività importantissima è l'analisi dei competitor. Mai andare a ricreare la ruota, non andiamo a reinventare la ruota ogni volta. Andiamo a vedere cosa gli altri nostri competitor fanno e di conseguenza andiamo ad analizzare se quel tipo di attività funziona, quindi lo riproponiamo sulle nostre pagine, ovviamente nella veste e nella comunicazione che più più legata appunto alla nostra azienda e analizziamo appunto i punti di forza dei vari competitors, quali sono i canali che hanno presidiato, come li presidiano, che tipo di attività ci fanno e se ci sono delle attività diciamo, rafforzano la strategia di comunicazione social, quindi ad esempio applicazioni che lanciate, come sono state lanciate, che cosa hanno portato e qual è stato l'utilizzo appunto anche a livello aziendale, la gestione a livello aziendale. Tutto questo ovviamente non è semplicissimo analizzare, però già facendo un primo screening di ciò che c'è pubblicamente sui vari social, abbiamo la possibilità comunque di vedere, di analizzare che cosa gli altri hanno fatto. Questo ci porterà a scegliere poi i canali più appropriati. È inutile andare magari su un canale che altri, come su 10 competitor, 10 non hanno scelto, magari chiedersi perché, di conseguenza analizzare se inserirlo oppure no, oppure se abbiamo una comunicazione che non prevede contenuti video, ad esempio, è inutile andare a creare un profilo YouTube. Sarà importante magari o organizzarsi nella pubblicazione, nella creazione di contenuti video, oppure spostarsi su altri canali social che potrebbero essere Facebook, Twitter e così via. È importante creare e strutturare un piano. Quindi avere la possibilità di creare un piano non soltanto redazionale, ma quali sono i canali che poi vado a presidiare, come li voglio presidiare, qual è l'approccio che voglio avere, perché non tutti i canali social
vogliono lo stesso approccio, perché ovviamente saremo molto più friendly, quindi più amichevoli su social, no? Mentre su LinkedIn dobbiamo avere comunque una comunicazione più istituzionale. Non andrò mai a pubblicare un qualcosa come per esempio che splendida giornata su LinkedIn, ma pubblicherò un qualcosa inerente appunto al mio business, mentre posso farlo dando il buongiorno ai miei fidelizzati, ai miei fan, tramite la pagina di Facebook. Tutto questo ci porta poi a creare un piano redazionale, quindi capire chi dovrà utilizzare, chi gestirà le nostre pagine Facebook, le nostre pagine social, scusate, come le gestirà e di conseguenza cosa andare a scrivere, quanto scrivere e come scrivere. Ultimo punto, che però è importantissimo, ovviamente, è la possibilità di ascoltare, quindi stare lì, ascoltare l'utente e misurare l'efficacia di tutto ciò che io vado a pubblicare sui miei canali social. Solo questo, racchiudendolo poi in dei dati che principalmente abbiamo visto negli insights di Facebook, potranno permetterci di argomentare la nostra strategia social con la dirigenza o comunque con chi ha il compito decisionale all'interno. Andando appunto a vedere step per step, quindi step 1, identificare gli obiettivi e le metriche social da monitorare, perché lo vogliamo fare, perché soprattutto vogliamo andare sui social, questa è una domanda, non tutti magari ci possono essere, o comunque non tutti ci possono essere nello stesso modo. Quindi cosa andare a monitorare, che tipo di ingaggio mi devo aspettare, o comunque come gli utenti interagiscono con i miei contenuti che vado a pubblicare, la qualità delle conversazioni, quindi quanto queste conversazioni vengono apprezzate, quanto un mio post genera un movimento, quindi un commento sotto da parte dell'utente, una condivisione, quanto un video favorisce una condivisione dell'utente. Tutte queste cose sono cose da monitorare, ma soprattutto da andare a vedere appunto in maniera quotidiana sul il traffico appunto sul sito. Ovviamente se abbiamo un sito web e vogliamo veicolare una comunicazione che porta, che veicola gli utenti sul mio sito web o su un'applicazione, dovrò sicuramente valutare quanti di questi che sono sul mio canale social sono in realtà poi atterrati sulla mia pagina web, e addirittura arrivare alle vendite. Se ho un e-commerce, se ho una piattaforma di commercio elettronico, quanto in realtà questo ha portato delle vendite, quindi quanto la mia comunicazione mi ha consentito di vendere di più rispetto a quanto potevo prima. Lo step successivo è sicuramente, appunto come dicevo prima, il check sulla reale situazione, quindi fare un'intervista sugli altri, su cosa hanno fatto gli altri, quindi analizzare le varie attività fatte in precedenza, integrare la strategia social con la strategia aziendale. Questo è fondamentale, come dicevo prima. È importantissimo non fare in modo che la strategia social sia soltanto un di cui, perché ormai il tempo dove è possibile appunto comunicare in maniera più efficace offline che online, insomma, è già forse un po' passato, quindi di conseguenza le piattaforme social sono sicuramente una delle piattaforme che ci consentiranno di veicolare un certo tipo di informazione, entrare in contatto con i nostri clienti in maniera migliore e più efficace rispetto a quanto avessimo fatto prima. Quindi di conseguenza non trascurare la nostra strategia social, ma cercare di integrarla appunto in una
strategia unica aziendale. Valutare appunto quanto i nostri clienti sono sui social, quello che dicevamo prima, e soprattutto su quali social. È ovvio, se sono un'azienda di metalmeccanica, forse non mi aspetto una grande risposta su un canale social, ma se sono una piccola azienda che vendo ad esempio antiturpi, magari essere su Facebook per raccontare l'esperienza dei vari utenti nel mio settore mi potrà portare dei clienti. E quindi questo è importante, valutare appunto il nostro target di clientela. L'analisi dei competitors, quindi verificare quali sono i nostri competitors presenti sui social, come questi utilizzano i social, su quali social sono, che cosa fanno ovviamente e quanto riscontro hanno. Quindi andare a vedere quanti commenti hanno, che tipo di condivisioni hanno, quanta interazione c'è sui canali social. Ci sono molte aziende legate al fashion che utilizzano Facebook o Twitter per essere più vicino al cliente al momento della vendita, quindi creare un vero e proprio shop su Facebook che consente all'utente di avere un personal shopper direttamente sul canale Facebook, quindi fare una domanda su un prodotto, avere una risposta e essere consigliato da persona che gestisce il canale su cosa poter acquistare oppure abbinare ad un certo tipo di prodotto. Questo è molto importante ed efficace, soprattutto nel mondo ovviamente del fashion e del design. Un'altra attività molto importante è, come dicevo prima, appunto scegliere i vari canali. Quindi individuare vari canali che a noi ci interessano, quindi canale social, mediali, quindi YouTube, Pinterest, dove possiamo andare a raccontare a livello testuale, ad esempio Facebook o Twitter, non spaventarsi della necessità di gestire più canali. Esistono delle piattaforme che consentono di gestire da un'unica piattaforma più canali social. Questi si chiamano aggregatori social, li potete trovare appunto in rete, ce ne sono tantissimi, uno tra questi All in One Social, che consentono appunto la pubblicazione dei vari contenuti sia su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su LinkedIn, semplicemente pubblicandolo soltanto un'unica volta. Il quinto step, appunto quello che dicevamo prima, strutturare un piano social è molto importante, quindi quali sono i contenuti che vogliamo pubblicare, come vogliamo esserci sui canali social, quindi queste sono diciamo, scelte aziendali strategiche, quali contenuti produrre e gestire e come gestire. Una pagina fan su Facebook può essere gestita, può dare accesso ai fan nella risposta in un commento, oppure può essere chiusa, quindi avere la possibilità di scrivere un messaggio privato, quindi solo successivamente, solo dopo un'approvazione, rendere pubblico appunto un commento o un messaggio che è arrivato appunto al profilo aziendale. Quindi anche questo è fondamentale gestire e essere consapevoli di ciò che significa essere un social network, quindi cosa significa gestire. Un piano relazionale, appunto, come dicevamo prima, è importantissimo stabilire chi gestisce i canali social. Non improvvisiamoci gestori di canali social. Questo webinar, appunto, deve servire soprattutto per imparare a capire quali sono i punti di forza dei vari canali social. È importante seguire comunque con tutto quello che sono i vari casi di successo dei social, capire come gli altri stanno parlando, di conseguenza capire come e chi
è più in grado all'interno della nostra azienda di gestire i canali social. Comunque questo porta via del tempo, ma è un'attività da considerare all'interno dell'azienda, perché è un'attività che se lo lasciamo abbandonato può portare appunto più problemi che benefici. Che tipo di cadenza avere nella pubblicazione dei contenuti? Questo ovviamente dipende molto da il tipo di comunicazione che vogliamo fare, quindi di conseguenza spesso può andare bene fare un post alla settimana, ma può andare molto meglio appunto un post al giorno per essere sempre legati ai vari utenti. Che cosa andare a raccontare? Il limite è soltanto la fantasia, che cosa andare a raccontare. Aziende vinicole possono raccontare, ad esempio, tutto quello che accade nell'arco dell'anno. Un'azienda manifatturiera può andare a raccontare ciò che viene prodotto e come viene prodotto. Insomma, sono varie attività che spesso non consideriamo perché non siamo abituati appunto a ragionare in ottica social, ma che in realtà possono portare un valore aggiunto appunto alla nostra azienda. Chi prepara contenuti di un calendario di rilascio, quindi le varie tempistiche, ovviamente questo deve essere fatto da un team, da una persona che può gestire i canali social, ma deve essere condivisa con vari attori dell'azienda, perché ovviamente lui può essere la figura che gestisce il social, può essere bravissimo nella gestione del social, ma qualcuno gli deve raccontare anche determinati aspetti che lui può raccontare all'interno del canale social. Quindi la creazione dei contenuti e soprattutto la creazione di un calendario devono essere condivise all'interno dell'azienda, perché di fatto devono essere considerati dal primo all'ultimo dipendente dell'azienda come dei veri e propri comunicati stampa che escono in maniera cadenzata sui vari canali social dell'azienda. L'ultimo step della strategia, che è sicuramente quello più importante, è ascoltare e misurare, quindi avere la possibilità di monitorare le varie conversazioni, chi parla di noi, individuare l'eventuale influenza. Quindi chi attira maggiori utenti quando parla, quindi andare ad ingaggiare, avere la possibilità di ingaggiare degli influencer che possono aiutarci a comunicare meglio, rispondere ovviamente sempre al cliente, quindi stare sempre in attività, mai rischiare di lasciare la pagina abbandonata per oltre un giorno, perché di fatto potrebbe essere dannoso, perché molto più dannoso non rispondere ad una domanda fatta da parte del cliente che non avere una pagina social. Quindi insomma se l'abbiamo, la dobbiamo strutturare e dobbiamo abituarci a gestirla in maniera. Capire e cercare di analizzare chi ci segue, ma soprattutto la percezione che loro hanno del nostro brand. Per fare questo ci sono appunto, come dicevo prima, varie piattaforme di analisi che ci potranno consentire appunto di capire se la nostra comunicazione è efficace, se sì, quanto, soprattutto chi è il bacino di utenza che maggiormente è attirato da una certa nostra comunicazione, andare a vedere chi comunica, comunque chi condivide i nostri contenuti, entrare in contatto con loro, cercare di fidelizzare, quindi cercare di creare una rete, appunto quello che significa appunto il termine social network, una rete con il nostro cliente. Il social network per l'azienda deve essere considerato un'opportunità che in un modo o in un altro, se non ci siamo noi, in maniera ufficiale, ci siamo perché qualcuno comunque ha pubblicato un qualcosa. Quindi è bene esserci, studiarla in maniera ottimale e sicuramente il valore aggiunto che può portare il canale social è entrare in contatto
con il cliente stesso. Quindi tutto questo ci porta a pensare, come dicevo prima, una strategia non più una strategia social, ma integrare una strategia social all'interno di una strategia digitale e una strategia di comunicazione aziendale a 360 gradi, sia offline che online. Spesso molte attività che sono fatte sull'online, quindi sui canali social, poi si ribaltano su la quotidianità dell'offline, quindi eventuali eventi, inviti ad eventi o attività di couponing che possono, gli utenti possono scaricare dalla nostra pagina Facebook, ad esempio, sul nostro sito e andare nel negozio fisico con il coupon per avere un certo tipo di promozione, sono attività che possono essere vincenti e nelle esperienze che ci sono appunto nella rete hanno dato appunto ragione a questa ultima attività. Quindi insomma il coupon spinto sui social e portato sull'offline porta a fidelizzare l'utente, quindi le attività social portano a fidelizzare l'utente non soltanto sulla parte online ma anche sulla parte offline. Quindi questo è molto importante. Arrivati a avendo visto appunto cosa significa l'attività social, quindi cosa è possibile fare e qual è una strategia che possiamo utilizzare, adesso potremmo andare a vedere le varie attività e quindi i vari approcci che hanno avuto i vari brand, più grande e più piccolo, nei canali social. Sicuramente anche qua abbiamo appunto, possiamo partire dai grandi brand, però di fatto i grandi brand servono soltanto per capire fin dove possiamo spingerci. In realtà, come dicevo prima, nei canali social l'unico limite è la fantasia. Qua abbiamo un caso molto interessante, la viralizzazione di video sui canali YouTube, e di conseguenza la viralizzazione anche su tutti gli altri canali social e sui canali social dei vari utenti che hanno visto vari video legati appunto al GoFest, però è l'azienda che produce appunto queste micro telecamere che possono essere inserite appunto sui taschi o possono essere portate facilmente e soprattutto vengono utilizzate per sport estremi, quindi di conseguenza quello che viene fuori sono contenuti video molto emozionanti. Si parla appunto dello sci, come nel caso di questa immagine, fino ad arrivare appunto all'uomo sullo spazio. Quindi insomma potrebbe a livello di comunicazione e di attività emozionali, diciamo che questo è un brand che si presta molto a questo tipo di comunicazione. Loro come hanno gestito la cosa? Ovviamente loro partono da, essendo contenuti video, partono da un canale YouTube, di conseguenza all'interno del canale YouTube hanno inserito vari contenuti e testimonianze che gli utenti, le persone appunto che hanno utilizzato la foto hanno inserito, hanno inviato all'azienda e loro hanno pubblicato tutti questi video legati appunto a queste attività molto borderline, quindi molto al limite, quindi spettacolari e molto condivisibili anche sui vari canali. Che cosa ha portato? Ovviamente ha portato a una grande condivisione, come potete vedere la pagina Facebook di GoPro conta oltre 7 milioni di fan,
la pagina di Twitter ha oltre 1 milione di fan, e loro sulle loro pagine inseriscono e pubblicano i vari video che gli utenti, che loro ovviamente a livello pubblicitario fanno, rendendo appunto molto emozionale tutti i loro canali. Un altro caso che è molto interessante, soprattutto sulla parte di Facebook, Facebook Commerce, qui non parliamo di una società che fa in borsa come il GoPro, ma parliamo appunto di un'azienda locale italiana, Love Design, che si è inventata appunto all'interno del Facebook un vero e proprio e-commerce. Quindi tramite Facebook, tramite Pinterest va a raccontare i propri prodotti creando appunto un'applicazione, come in questo caso una vetrina, diciamo, del proprio negozio, facendo attività appunto legate principalmente a Facebook e facendo vedere i vari prodotti che gli utenti possono appunto acquistare. Quali sono le attività che hanno portato a promuovere questo canale per conto appunto di Love Design? Facebook Advertising, quindi la pubblicità su Facebook per promuovere i vari prodotti, le varie promozioni, come dicevamo prima, tramite annunci pubblicitari. Principalmente vengono posizionati nella prima diretta dei profili delle persone che sono in target con la campagna che è stata selezionata, tramite del Facebook redazionale, quindi andando a raccontare un certo tipo di prodotti, un certo tipo di attività direttamente sulla base di Facebook e di conseguenza promuoverla, e tramite attività di fan acquisition, quindi la campagna che abbiamo visto nella nostra il corso, andare quindi a promuovere e a spingere gli utenti a cliccare mi piace il più possibile sulla nostra pagina. Perché questo? Ovviamente è importante avere una grossa, una grande, quanto più possibile, community, perché la community sarà quella che vedrà il nostro messaggio che metteremo sulla nostra pagina. Quindi di conseguenza più fan ho e più il mio contenuto verrà visto, e di conseguenza avrò la possibilità di condividerlo e, come in questo caso, avrò la possibilità di vendere maggiormente. Un altro caso è legato appunto ad un'azienda locale, legato sui canali Twitter, che ha cercato appunto di fidelizzare i propri clienti in maniera efficace, Hampton Coffee Company, un'azienda appunto di New York, che ha, come dicevamo prima, appunto analizzato molto bene i loro obiettivi che volevano raggiungere e quale attività poter fare per loro. Quindi la sfida principalmente era quella di aumentare dei follower all'interno della propria pagina Twitter, cercando di creare quella fedeltà, quindi quell'engagement che spesso viene a mancare su alcune realtà. In realtà loro l'hanno fatto molto bene, sono riusciti appunto a acquisire degli utenti e a fidelizzare degli utenti, favorendo appunto così la visita dall'online, come dicevamo prima, fino all'offline, quindi al punto vendita. La soluzione che loro hanno trovato è stato appunto l'uso degli account sponsorizzati, quindi delle campagne di sponsorizzazione che è possibile fare anche per le PMI, in questo caso appunto negli Stati Uniti, su Twitter, cercando appunto nuovi clienti che sono presenti nell'area di New York.
risultati sono stati ovviamente molto interessanti, come testimonia appunto questo caso, il 50% di aumento dei follower settimane appunto delle campagne, ma soprattutto hanno avuto un aumento della fedeltà, della fidelità, dell'engagement con il marchio da parte degli utenti, che hanno portato ovviamente ad avere maggiori clienti nei punti vendita. Questo è uno dei casi che potrebbe essere molto vicino a quello che è possibile fare anche nella piccola e media impresa italiana, fondamentalmente. Quindi potrebbe essere molto interessante riuscire a attirare utenti sui nostri canali social facendo delle attività di engagement, quindi cercando di fidelizzarlo in qualche modo, quindi con coupon, come dicevo prima, con promozioni, con eventi che iniziano sull'online ma che spostano sull'offline, e questo diciamo è stato un buon caso di successo. Infine vorrei arrivare appunto a vedere un attimo di alcuni epic fail. Purtroppo di epic fail ce ne sono molti, ma questo serve anche e soprattutto ci facilita anche nel migliorare, quindi nel non fare gli errori che altri hanno fatto. Di conseguenza, insomma, analizzare anche non soltanto i casi di successo, ma anche gli epic fail, penso sia una cosa fondamentale da tenere di conto. Epic fail che spesso iniziano come appunto un problema, ma che spesso se visti in un'ottica critica e in un'ottica di miglioramento aziendale dell'azienda, è possibile appunto utilizzarle a nostro favore per migliorare alcuni flussi. Un caso eclatante negli Stati Uniti è stato Oggigiorno Pizza, che è un'azienda appunto americana appunto nel mondo della cucina, dove loro hanno sempre avuto un approccio molto aggressivo sui canali social. Ci fu un caso tempo fa che li ha visti protagonisti, perché loro si sono inseriti in un trend su Twitter dove gli utenti parlavano, ed era Wild State, parlavano appunto della violenza sulle donne. Loro entrando senza avere appunto valutato che tipo di trend fosse, ma avendo visto che comunque in quel periodo quel trend su Twitter era molto attivo, sono voluti entrare per pubblicare un qualcosa per poi portare a casa nuovi utenti, quindi di conseguenza avere maggiore visibilità. In realtà in questo caso è stata un'arma a doppio taglio, perché sono entrato con una battuta infelice proprio su un argomento molto delicato, che successivamente si sono dovuti appunto riprendere chiedendo scusa, dicendo che appunto non avevano visto il tipo di argomento e quindi chiedevano scusa del perché appunto erano entrati facendo questa battuta poco felice. Ovviamente questo ha portato non buona visibilità del brand, ma ha portato in effetti ha messo in cattiva luce questo brand, che ha visto su questo tweet, ha visto molte condivisioni, di conseguenza insomma un'esperienza infelice per quanto riguarda questo brand.
Un altro, altri due epic fail marchiati d'Italia, purtroppo, sono uno sicuramente è quello legato a Grupalia, Grupalia è un'azienda appunto italiana, appunto Groupon, che è entrata all'interno di un trend sempre su Twitter nel periodo del terremoto. Che cosa è successo in quel periodo? Ovviamente il trend, l'hashtag, come dicevamo prima, terremoto era molto popolare. Loro hanno fatto ad un certo punto un tweet infelice che diceva: paura del terremoto, molliamo tutto e scappiamo a Santo Domingo. Il che ha portato ovviamente molte critiche, come possiamo vedere nella slide successiva, nei confronti appunto del brand, dove ovviamente non sono mancate offese, e il Drupal ha dovuto chiedere scusa e ritirare ovviamente il tweet. Un altro tweet molto infelice, in realtà che poi si è rivelato volutamente, diciamo, infelice, ma in realtà non è un tweet, ma è un'attività, è quello legato a Trenitalia, che fece un'attività, un hashtag lanciò Meet FS. Quindi per un periodo era possibile con questo hashtag comunicare direttamente con le ferrovie dello Stato e raccontare appunto la propria esperienza. Ti lascio appunto a voi immaginare le migliaia di tweet che sono arrivati parlando appunto male dei vari difetti che ci potevano essere, ma questo ha portato sì che le ferrovie dello Stato in un qualche modo prendessero in consegna tutte queste informazioni e di conseguenza utilizzassero questo tipo di, diciamo, di commenti, di tweet negativi per migliorare il loro servizio. Arrivato appunto a questo, direi che il nostro webinar è terminato. Io vi ringrazio appunto per l'attenzione, se ci sono appunto domande sarò qui ben felice per rispondere, altrimenti questi sono i miei riferimenti, potete appunto scrivermi direttamente anche via mail e vi risponderò sicuramente nei prossimi giorni. Lascio la parola a Valentina e vi ringrazio ancora per l'attenzione. Allora, in questo webinar abbiamo parlato dei social media e social network ed è stato suddiviso in quattro parti. La prima parte era dedicata all'introduzione ai social network, come nascono e la loro evoluzione. La seconda parte si è concentrata sul focus sui principali social network, facendo un viaggio nei principali social, come lavorano e quali attività sono possibili al loro interno. La terza parte è stata dedicata ai social e ai contenuti multimediali. Gli approcci alla strategia, i contenuti multimediali, ricordiamo, sono sempre più importanti nella comunicazione digitale ed è importante inserirli sui social network che li gestiscono all'interno di una strategia digitale strutturata. La quarta parte, ha trattato di alcuni casi di successo ed epic fail. Ricordiamo inoltre che troverete il link registrazione di questo webinar e le slide disponibili all'interno della pagina di accesso delle aule virtuali. Inoltre, all'interno di questo stesso ambiente, troverete anche il link ai webinar Cercare un lavoro e internazionalizzare se stessi insieme ai materiali che sono stati utilizzati. Buonasera, bentornati dopo la breve pausa. Ora, eccoci con le domande che ci avete domandato.
prima domanda che ti è arrivata è questa: si è obbligati ad investire per avere un profilo aziendale su Facebook? No, assolutamente no, non è un obbligo, ovviamente Facebook lo mette nella fase di registrazione dell'azienda come ultimo step perché è lì che loro guadagnano ovviamente, però possiamo avere una pagina aziendale senza investire in campagne di advertising. La seconda domanda che ti è arrivata è questa: se si mette solo il profilo aziendale non basta? Allora, il profilo aziendale deve essere creato con una pagina, con un profilo personale. Quindi di conseguenza è importante, tutto nasce appunto da un profilo personale che poi attiva una pagina fan, quindi una pagina legata all'azienda. È possibile poi nascondere la pagina personale e di conseguenza verrà fuori soltanto la pagina aziendale. Questa fase. Molto bene. La terza domanda è questa: se sono libero professionista, scelgo artista, gruppo o personaggio in cui? Allora, se uno è libero professionista, penso abbia anche un nome dell'azienda, comunque che potrebbe essere Yuri Borgianni SRL, non so adesso. Comunque in ogni caso può essere, dovremmo provare, cliccare su azienda, perché siamo un'azienda, ma potrebbe essere anche artista, gruppo, personale, dipende un attimo che tipo di lavoro fa, se è un libero professionista, se è un dentista ad esempio, presumo che sia un'azienda, quindi ha un nome aziendale, di conseguenza è deve cliccare sull'azienda. Allora, un'altra domanda è questa: anche Facebook permette di scrivere a delle cerchie, non solo di quella. Esatto, sì, questo è vero. Diciamo che su Facebook i gruppi sono messi un po' in seconda linea rispetto a Google. Quello che noi siamo andati ad analizzare sono un po' i punti principali delle vari social network e quindi su Google, diciamo, è maggiormente visibile la creazione appunto dei gruppi e quindi delle cerchie. Ecco, scusate, non si è capito lo strumento suggerito come aggregatore social. Ok, l'aggregatore social era all in one social, quindi tutto in un social, dà la possibilità appunto di attivare vari social network, di conseguenza con una piattaforma pubblicare su più social network. Un'altra domanda è questa: con l'utilizzo degli aggregatori sociali abbiamo la possibilità di pubblicare lo stesso messaggio in forme diverse? Pinterest con foto, YouTube con video ad esempio? Allora, abbiamo la possibilità di allegare dei contenuti multimediali per ogni post. Ovviamente la formattazione lì va un po' vista di volta in volta perché sono dimensioni diverse ad esempio delle immagini e dei video, quindi insomma quando andiamo a inserire dei contenuti multimediali dobbiamo fare un po' attenzione anche a come viene fuori la preview del post su vari social. Comunque sì. Un'altra domanda è questa: campagne advertising Facebook specifiche vengono viste ed intercettate da concorrenza specifica e in quale modo? Allora, sì, possono essere intercettate, però le campagne advertising su Facebook vengono visualizzate soltanto dagli utenti, quindi dal profilo personale. Di conseguenza chiunque abbia un profilo personale e rientra nel target della campagna che noi abbiamo disegnato lo può vedere, quindi potenzialmente i competitors sì, lo possono vedere se hanno un profilo personale che rientra nel target da noi scelto. L'ultima domanda è questa: non è chiaro cosa si intende per applicazione di Facebook, può fare qualche esempio? Sì, applicazioni di Facebook, non so se conoscete ad esempio per quanto riguarda i giochi, da Farmville a tutti i vari giochi che sono su Facebook, quelle sono delle applicazioni. Applicazioni che servono per succhiare le informazioni degli utenti e di conseguenza utilizzarle a livello di marketing
per rivenderle o comunque per fare delle campagne di advertising specifiche su questi utenti. Ovviamente qui si sta parlando di big company che fanno applicazioni di gioco, però in realtà anche il Facebook Commerce, quindi la possibilità tramite un'applicazione di avere un e-commerce vero e proprio su Facebook, quello è un'applicazione. Quindi, oppure l'applicazione di TripAdvisor, per fare un esempio, dove andiamo a mettere la nostra bandierina dove siamo andati, ecco, quella è un'applicazione che viene utilizzata da TripAdvisor per raccogliere i dati degli utenti. Quindi queste sono le Bene. Questa era l'ultima domanda. Ringraziamo Yuri applicazioni. Grazie mille. per la disponibilità. Webinar finisce qui. A presto. Grazie.